Il presidente dell'Assemblea regionale Giovanni Ardizzone dichiara non ammissibile l'emendamento di sanatoria alla riforma edilizia. Oggi non sarà discusso. In Sicilia è stata la legge regionale numero 78 del 1976 ad introdurre la non edificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia, la riva del mare. Poi il 10 agosto 1985 è stata in vigore la legge maxi sanatoria dell'epoca, intitolata Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive. Dunque, il tanto polemizzato emendamento presentato dall'ex sindaco di Trapani, attuale deputato regionale Girolamo Fazio, bocciato in Commissione Ambiente e adesso riproposto all'esame dell'Assemblea regionale, intende ampliare i benefici della sanatoria del 1985 estendendoli a marcia indietro, retroattivamente, fino al 1976, quindi sanando gli abusi edilizi entro i 150 metri dal mare compiuti dal 1976 al 1985. Secondo le prime stime dell'assessorato, il provvedimento interesserebbe non più di 300 costruzioni. Altre fonti non ufficiali stimano che si tratti di un numero ben più elevato e che il partito del mattone selvaggio in Sicilia renda non meno di 22.000 voti. Il presidente dell'Assemblea regionale Giovanni Ardizzone ha promesso che i profili di eventuale non costituzionalità dell'emendamento sanatoria di Girolamo Fazio sarebbero stati valutati attentamente e qualora fossero riscontrati l'emendamento non sarebbe stato ammesso. Ebbene, il presidente Ardizzone ha dichiarato inammissibile l'emendamento Fazio e afferma: l'emendamento contiene evidenti profili di incostituzionalità, pertanto è inammissibile e quindi oggi non sarà discusso. Gli uffici dell'Assemblea avevano già evidenziato tali anomalie durante l'esame in Commissione Ambiente, ma l'emendamento è stato inopinatamente messo ai voti. Sullo stop a Sala d'Ercole ha pesato il severo monito preventivo da parte di Roma, che ha annunciato l'impugnativa del provvedimento di sanatoria se fosse stato approvato dall'Assemblea. E le parole nette del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti sono state: siamo pronti a impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale ogni legge che permetta condoni edilizi. Questo vale in tutta Italia e dunque anche per la Sicilia, dove si sta tentando di passare un colpo di spugna su decenni di abusivismo edilizio che deturpa l'ambiente costiero, mettendo a rischio i cittadini. E sulle vie d'acqua invece che sul trasporto pesante. Il ministro Giannini ha detto quali sono gli investimenti che faremo.